Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Uno scriba incontra Gesù e lo mette positivamente alla prova, chiedendogli: qual è il primo di tutti i comandamenti? La domanda è seria, perché a quel tempo c'erano più di 600 precetti da osservare. Dunque, qual è la priorità? Qual è il fondamento di tutti gli altri? Se ci pensiamo, anche per noi è una domanda importante. La nostra vita sembra piena di tantissime cose che sarebbe giusto fare, ma ad un certo punto dobbiamo capire cos'è che conta di più. Qual è quella cosa essenziale che dovrebbe orientare tutto il nostro sentire, il nostro agire e che non dovremmo mai perdere di vista? Gesù risponde così. Il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Gesù dunque parte dall'ascolto, parla di un amore verso Dio che ci coinvolge per intero e al quale è unito l'amore per il prossimo. Miei cari, abbiamo qui l'essenziale, la bussola fondamentale, il nord a cui dovremmo tendere in ogni scelta, in ogni azione, in ogni desiderio, l'amore per Dio e per il prossimo. Ma tra i tanti spunti possibili, soffermiamoci in particolare su due aspetti. Primo, si parte dall'ascolto. Se ben notiamo, ciò che precede la regola dell'amore è il verbo ascoltare. L'ascolto implica il mettersi in un atteggiamento recettivo, disponibile e, di conseguenza, obbediente. Miei cari, non si può pensare di poter amare Dio senza conoscerlo o di servirlo senza sapere come si fa. Prima di agire c'è da lasciarci parlare al cuore. Prima di amare c'è da lasciarci amare. La parola di Dio suscita la fede e la sua presenza in noi ci muove all'amore. Dunque, la prima cosa importante è mettersi in ascolto di Dio. Abbiamo qui l'importanza della preghiera, della liturgia, del meditare la parola di Dio, del lasciarci accompagnare spiritualmente per imparare a discernere la voce di Dio dalle altre voci. Miei cari, tutto questo è molto importante, specie per chi si trova in momenti delicati della propria vita. Ci sono persone che vivono situazioni aggrovigliate, vite incastrate, che fanno scelte scriteriate, che corrono di male in peggio. Cosa suggerire? La prima cosa è: fermati e ascolta. Se continui a fare di testa tua, continuerai a farti male. Ascoltare implica il mettersi nell'atteggiamento di chi vuol imparare. Significa smetterla di assolutizzare i propri pensieri, provare ad accogliere quelli di Dio, che ci ama, ci dà la grazia di amare e ci insegna ad amare, conducendoci verso la libertà. Perciò San Tommaso Moro diceva: prima di agire, pensa, e prima di pensare, prega. E la necessità dell'ascolto, miei cari, non riguarda soltanto il nostro rapporto con Dio, ma anche le nostre relazioni fraterne. Quante famiglie, quante amicizie, quante comunità si guastano perché manca l'ascolto. Uno vorrebbe parlare, ma tutti hanno troppo da fare. Oppure uno inizia a parlare, ma l'altro non sta ad ascoltare. Oppure uno prova a parlare e l'altro lo interrompe, gli dà soluzioni prima ancora di aver ascoltato. La prima cosa è imparare ad ascoltare l'altro. Ciò che dice e anche ciò che non dice. I suoi bisogni, le sue necessità, essere, come in comunità abbiamo scritto nella nostra regola, missionari dell'ascolto. E Gesù alla necessità dell'ascolto aggiunge: il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Gesù chiede di ascoltare e di ricentrarci su di Lui, l'unico Signore, il solo da amare con tutto il cuore, l'anima e le forze. Perché lo sottolinea? Perché tante volte, miei cari, la nostra vita è piena di altri signori. Noi ci crediamo monoteisti, ma nella pratica siamo politeisti. Abbiamo tante altre divinità, cioè altre cose,
o persone che abbiamo assolutizzato e alle quali ci siamo disordinatamente legati, della serie toglietemi tutto ma non quella cosa. Ed ecco che c'è chi immola gli affetti familiari sull'altare della carriera, chi sacrifica i poveri all'idolo del proprio guadagno personale, del denaro, c'è chi spadroneggia sugli altri preso dall'idolo del potere. Tutte cose a cui chiediamo vita e che invece ci tolgono la vita. Perciò la parola di Dio ci ricorda, ascolta, l'unico Signore è il nostro Dio. Solo Lui ti salva, solo Lui libera la tua vita, solo Lui vale la pena servire con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, perché servire Lui è regnare. Secondo punto, Gesù ci ricorda che l'amore di Dio e del prossimo sono inscindibili. Miei cari, Gesù non inventa questi due comandamenti, li ha presi dal libro del Deuteronomio e del Levitico. La novità sta nel fatto di averli uniti, rivelando che sono inseparabili e complementari, sono come due facce di una stessa medaglia, che chiaramente comprende anche l'amore verso se stessi. Il nostro problema è la tendenza a separarli o a contrapporli. Perciò Gesù ci ricorda che non si ama a compartimenti stagni. L'amore vero abbraccia tutto e tutti. Come ha detto bene Don Luigi Epicoco, pensare di poter amare solo Dio senza gli altri rischia di essere un'astrazione dal sapore religioso che può diventare una fuga dalla realtà. Ci si può servire di Dio e delle attività in chiesa solo per fuggire dalle proprie responsabilità o come maschera per coprire un grande vuoto interiore. Peggio ancora, si può rischiare di diventare degli integralisti che, con la scusa di amare Dio e le loro idee su di Lui, non si fanno problemi a schiacciare, denigrare, isolare e maltrattare gli altri. Facciamo bene attenzione, miei cari, perché pensare di amare un Dio che non conduce ad amare di più e meglio gli altri significa amare l'idea distorta che ci siamo fatti di Lui, non Lui. Gesù ci ha rivelato il volto di Dio e la croce di Cristo rivela il suo amore per il Padre e, insieme, il suo amore folle, gratuito, definitivo verso ciascuno di noi. Allo stesso modo, pensare di poter amare il prossimo senza amare Dio è una mera illusione. Senza la grazia di Dio e la luce della sua parola, rischiamo di scambiare l'amore per ciò che amore non è, o rischiamo di cadere in un egoismo travestito da buonismo, della serie ti dico sempre sì, così mi sento buono, ma in fondo è un amore senza verità. Oppure possiamo vivere un egoismo mascherato da altruismo. In pratica, stiamo con gli altri finché ne abbiamo un tornaconto o usiamo gli altri solo perché ci fanno stare bene. Oppure possiamo scadere in una possessività soffocante che non permette all'altro di crescere, di avere i suoi spazi, la sua autonomia. O possiamo correre il rischio di idolatrare il prossimo fino a farlo diventare inconsapevolmente il Dio della nostra vita, caricandolo della responsabilità di doverci rendere felici e di essere sempre all'altezza, salvo poi scoprire che ci eravamo illusi, non capendo che solo Dio può saziarci fino in fondo. Quando invece l'amore di Dio e del prossimo sono uniti, allora sì che viviamo una fede concreta, riusciamo ad amare veramente i fratelli e le sorelle e vinciamo la tentazione di idolatrarli o renderli un possesso. L'amore per Dio rende possibile l'amore per gli altri ed è l'amore per gli altri che testimonia il nostro amore per Dio. Tutto ciò, miei cari, dovrebbe quindi anche condurci a vivere un profondo legame tra la liturgia e la vita, tra la liturgia che celebriamo in chiesa e la carità che viviamo fuori dalla chiesa. Non come diceva Sant'Agostino, che a volte lodiamo Dio dentro la chiesa, ma poi quando usciamo smettiamo di lodarlo con le nostre cattive opere. Nella liturgia, infatti, noi attingiamo all'amore di Dio
e nella carità lo riversiamo sugli altri. Perciò il Papa ci ha detto: non possiamo più separare la vita religiosa dal servizio ai fratelli, a quei fratelli concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti, dall'ascolto dell'altro, dalla prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Sì, miei cari, tutto ciò che facciamo dovrebbe partire da quest'amore e tendere a quest'amore. Perciò, citando Madre Teresa, se potessimo solo ricordarci che Gesù mi ama e ho l'opportunità di amare gli altri come Lui ama me, non nelle grandi cose, ma nelle piccole cose con grande amore, allora le nostre case, le nostre comunità, il nostro paese diventerebbero un nido d'amore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.